Sono Angela Fasolino, vicepresidente dell'Associazione San Michele Arcangelo. Accanto a me il presidente Pierpaolo Allegretti e diamo il benvenuto alla 34esima edizione della Sagra della Pasta e Fagioli e della Pannocchia. È una sagra la più longeva dell'agro nocerino sarnese, forse la più attesa perché in qualche modo segna la chiusura dell'estate, quindi il rientro alle attività quotidiane. Vi diamo il benvenuto in un'area così grande che ospita oltre 1200 posti a sedere e una proposta gastronomica davvero molto molto ricca. Abbiamo una proposta per gli affezionati ai panini, quindi abbiamo un panino con la salsiccia e con le patatine, oppure con le melanzane, oppure con la milza fatta alla salernitana, con menta e peperoncini, un giusto equilibrio per il palato. A seguire c'è la pannocchia lessa o alla brace, oppure il nostro quotatissimo e strepitoso Gran Turco fritto. Poi abbiamo Sua Maestà, la pasta e fagioli. L'unico dubbio è sceglierla tra quella normale oppure quella con le cozze. A seguire poi abbiamo la fagiolata o la scarola con i fagioli. Abbiamo quindi proposte per i vegani, proposte fatte espressamente per i celiaci o per gli intolleranti. Abbiamo inoltre da qualche anno aggiunto un altro piatto che è quella dei pennette corna dei signori. Una piccola curiosità: perché si chiamano corna dei signori? Perché stanno bene con tutto, è un fagiolo piccolo e lungo ed è veramente molto molto delicato. E poi abbiamo lo street food per eccellenza, la frittatina, quella napoletana, pasta e fagioli versione frittatina. Abbiamo alla fine, per innaffiare il tutto, vino con percoca o senza. A chiudere la vostra cena, un buonissimo dessert della pasticceria Palma. Abbiamo un team composto da 70 persone che sono dietro gli stand, ma non sono solo loro, perché la mattina le persone del posto, quelle che conservano il segreto della vera pasta e fagioli, vengono ancora una volta per cucinarla come 34 anni fa si cucinava. Ebbene sì, per fortuna esistono ancora queste persone che insegnano alle nuove generazioni la ricetta con il nostro ingrediente segreto. La tradizione vuole che durante l'inaugurazione della Galleria Borbonica venne offerto all'allora Ministero delle Finanze un piatto di pasta e fagioli, che i fagioli che venivano coltivati proprio qua in località Paterno, che si trova proprio qua alle nostre spalle. E quindi da allora, quando in località Paterno esistevano questi ampi spazi per poter mettere ad essiccare i fagioli, si condivideva questo piatto con i vicini, si chiamavano i parenti prossimi e si mangiava tutti quanti insieme. Ed ecco che così è nata da Pepe questa nostra tradizione, la pannocchia, perché nelle nostre campagne c'è tanta coltivazione di pannocchie, quindi si è abbinato alla pasta e fagioli la pannocchia. Cerchiamo di captare le mode anche dei momenti. L'anno scorso era la volta dei TikToker, quest'anno invece abbiamo preferito un intrattenimento musicale anche per accontentare le persone del posto e le persone che ci vengono a trovare, che vengono sia dal napoletano in tantissimi, ma anche dal salernitano verso sud. Quindi abbiamo cercato un po' di accontentare tutti. Noi oggi abbiamo ricevuto l'alta onorificenza del patrocinio del Ministero delle Agricolture, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quindi ringraziamo il Ministero e tutti quanti quelli che si sono prodigati per l'ottenimento di questo riconoscimento, che ci appaga delle fatiche che anno dopo anno mettiamo in questa manifestazione, che, voglio ricordarlo, serve per mantenere l'associazione in tutti i suoi scopi, in tutto ciò che l'associazione fa, dagli eventi natalizi, da quelli carnevaleschi e anche e soprattutto per aiutare le esigenze della nostra comunità. L'anno scorso, per esempio, abbiamo acquistato gli armadietti per la scuola elementare primaria di Trivio e questo per noi è importante, far capire che sul territorio noi ci siamo. Ringraziamo tutti gli ospiti che verranno a trovarci e non resta che augurarvi una buona serata in nostra compagnia.